E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua nell'episodio definitivo, oppure no, della nostra carriera allenatore con l'Inter. Abbiamo la finale di Coppa Italia contro il Bologna e poi la finale di Champions League contro la Juventus, signori. Doppio scontro con due squadre italiane, e in Coppa Italia direi anche che sia normale giocarsela contro una squadra italiana, anche perché se no c'è da capire il motivo del nome Coppa Italia. E in Champions League sarà sicuramente una bella sfida, perché il derby d'Italia in finale è tanta roba. Marco Esposito, so chi tu sia, quindi fai chi ti pare, vai dove tu vuoi, a me non mi cambia niente. Gli allenamenti, vabbè, per questa settimana li lasciamo perdere. Ah, questa mi piace. Allora, schermata, elenco convocati. Bella. Sì, no, ragazzi, bella. Fantastico, non ho neanche fatto le convocazioni. No, ma stiamo scherzando. Ragazzi, non mi hanno fatto fare le convocazioni. Ma che schifo. Certo, io vado a giocare i mondiali senza neanche sapere chi c'ho in squadra. Beh, oh, Marco Esposito, mi hai rotto i cioè, ma te ne vuoi andare? Oh, te ne vai o te ne vai ora? Perché ti giuro, ti scarto. Dov'è? Dov'è questo maledetto? Dove sei? Dove sei, Marco Esposito? Che ti caccio dalla squadra. E qui non ci sei. E sei pure uno della primavera. Ma cosa vuoi? Ma vai via, vai. Ma tornatene a casa tua, barboso, stiniamo. E rompere le scatole, ragazzi, uno della primavera. Ma con quale coraggio, mi domando io. Ma io non so. Allora, conferenza stampa. Motiviamo come sempre i nostri giocatori. E andiamo alla partita, che si giocherà il 30 maggio 2018. Abbiamo quante mail? Troppe! Chi vuol giocare? Jeffrey Condogbia, in teoria, ragazzi, dobbiamo vedere, perché anche la finale di Champions non è lontana, nel senso, è fra due giorni, quindi forse qualche cambio ci può anche stare. Comunque, vediamo. Intanto, andiamo alla partita. Sistemiamo le magliette. No, ci prendiamo quella bianca. E ragazzi, sarà un po' un rischio questa partita, perché alla fine in effetti ho ragionato, ho detto, ma effettivamente tra finale di Coppa Italia e finale di Champions League, forse quella di Champions è un tantinellino più importante. Perciò mi sono detto, vai, facciamo il turnover completo. Però è comunque un rischio, ci sta anche di poter perdere. Comunque, i nostri 11 campioni saranno in porta Lafonte, in difesa Piccini, Oxford, Lemos e Barreca, centrocampo Condogbia, Casadei, Fosu Mensah, trequartista Max Maier in attacco, Eder e Capari. Dunque, signori, tutto pronto e andiamoci a prendere la finale di Coppa Italia. Signori, eccoci qua dallo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna ed Inter. Ragazzi, devo dire sinceramente che la nostra Inter mi ricorda moltissimo l'Inter del 2010 per il cammino che sta facendo. Oddio, insomma, o meglio, la nostra squadra sì, sono cambiate le rivali, perché comunque a contendersi lo scudetto con l'Inter c'era la Roma, che in questo caso non c'è stata perché c'era la Juve. Oddio, a parte è arrivata terza, comunque, vabbè. In finale di Coppa Italia c'era nuovamente la Roma, stavolta c'è il Bologna, ma va bene lo stesso. E infine, in finale di Champions c'era il Bayern, stavolta c'è la Juve, e forse è ancora più bella contro la Juve. Quindi ragazzi, sarà, spero, spettacolare questo finale di stagione. Proprio per il nostro Max Maier, che si prepara, ecco qua la formazione del Bologna, con in porta Mirante, in difesa Mbaye, ex Inter, Gastaldello, Oikonomu e Masina, a centrocampo Nagy, Pulgar, Donsa, in attacco Mounier, Verdi e l'altro ex Inter, Mattia Destro. Ed ecco qua la coppa. Primo piano proprio per Donsa. Signori, tutto pronto. Portiamoci questi tre punti a casa. Sì, questi tre punti, magari questi tre punti. Sta coppa portiamoci a casa.
Batte il cross di Masina. Attenzione a Matteo destro. Fortunatamente il tiro è fuori. Caprari. Salta Ibrahim Mbaye. Parte il tiro. Parata di Miranda. Buon infiltrante per Goffredo, sa in aria, La Fonte fa il miracolo. Signore, finisce quel primo tempo, siamo sul punteggio di 0-0, ma la partita non è affatto facile. I giocatori del Bologna si vede si stanno impegnando per portare a casa sta partita. Da dietro, Fosu Mensah, Max Meyer, tiro murato. Caprari arriva a Jeffrey Kondogbia, tiro completamente fuori misura. Caprari vede lo spazio per Max Meyer, da fuori aria prova il tiro, palla che sorvola di poco la traversa. Verdi, ottimo infiltrante per destro, La Fonte, fenomenale. Signori, sempre 0-0 alla fine dei tempi regolamentari e dunque si andrà ai supplementari. Palla messa fuori, non è finita, vola La Fonte. Prova andare a chiudere, non ci riesce. Pericolo in area, sempre Alban La Fonte. Athanasiadis, il tiro, La Fonte para. Mamma mia ragazzi, che portierone. Signori, finiscono anche i supplementari e allora ci saranno i calci di rigore. Forse in quanto a tiri merita il Bologna, però ragazzi, noi ci siamo veramente difesi da Dio. Cioè ragazzi, guardate qua, 15 tiri Bologna, noi solamente 6. Ma devo dire che La Fonte, Oxford, Piccini, Barreca e Lemos hanno fatto un lavoro da Dio. E anche Casadei, signori, mi ha veramente impressionato. Perciò, i tiratori saranno Eder, Max Meyer, Caprari, Oxford e Fosu Mensah. Giustamente, sono loro i più bravi e andranno loro dal dischetto, signori. E vediamo chi la spunterà ai calci di rigore. Il primo è Athanasiadis, si prepara contro La Fonte, cerca di bloccare. Subito traversa, signori. Non inizia molto bene il Bologna. Bene, 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 bene. Ed è il contro Mirante. Cerchiamo l'angolo. Lo stesso di Athanasiadis. Mirante resta immobile. Ed è, non sbaglia. 1-0 Inter dopo il primo turno. Mounier contro La Fonte. Vediamo se il portiere riesce ad intuire. Mamma mia ragazzi, due rigori su due sbagliati dal Bologna. Max Meyer contro Mirante, cerca l'angolo basso di destra e siamo sul 2-0 dopo due turni, signori. Luca Rizzo contro La Fonte, prova a parare anche questa. Eh no, stavolta non la para, signori. 2-1 corce il Bologna, però con un tiro in più ed è, sono sotto sempre di uno. Caprari contro Mirante, ritorniamo nell'altro angolo, carica la bomba e c'è il 3-1 e adesso diventa decisivo il rigore di Goffredo Nsah. La Fonte proverà a portare a casa la coppa per la sua Inter, parte La Fonte, niente da fare, stavolta spiazzato e c'è il gol del 3-2, accorcia nuovamente il Bologna e vediamo se invece Rhys Oxford porterà a casa la coppa per la sua Inter. Signori, cerchiamo quest'angolo qua, carichiamo la bomba, spiazzato Mirante e vinciamo il primo titolo di oggi ragazzi, Coppa Italia per la nostra Inter. Esultanza moderata, non troppo esagerata perché comunque è sempre la Coppa Italia che per una big come l'Inter non è proprio indispensabile, però signori è sempre un trofeo e direi che forse la finale no, ma per tutto il resto ce lo siamo meritati. Gran rigore di Rhys Oxford e ci siamo portati a casa la coppa. Ed ecco qua signori il bellissimo tabellone con tutto il cammino della nostra Inter. Agli ottavi 3-0 sul Cagliari, quarti di finale 2-1 sulla Lazio, semifinale molto combattuta, però l'abbiamo spuntata noi sulla Samp, finale ancora più combattuta, molto sofferta stavolta, ma l'abbiamo spuntata ai calci di rigore per 4-2 e quindi la Coppa Italia ce la siamo portati a casa e adesso bisogna pensare alla coppa più importante della stagione, ovvero alla Champions League.